serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox o vuoi dei completi moddati, non esita a contattarmi. Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen, raga. E se siete giocatori di PlayStation, trovate in descrizione gruppi anche per PlayStation, ragazzi. Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube. E adesso al nuovo video. Bentornati, raga, e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Come ben vedete, oggi video di Call of Duty e vi insegno una cosa, ragazzi, che è una figata. Allora, come ben sapete, su MW2, su Warzone, c'è questo nuovo movement, ragazzi, chiamato Dolphin Jump. Ma ragazzi, è stato trovato un metodo assurdo per saltare da una parte all'altra, che adesso io e il Grix vi facciamo vedere e vi spieghiamo un pochettino. Non è facile, ragazzi, bisogna allenarsi, quindi vi consiglio di farlo nelle private per capire come funziona questo meccanismo. Ma in poche parole, noi andremo da quel punto lì dove c'è quell'archivolto fino al furgone. Riusciremo a fare dei salti assurdi, ragazzi, è una cosa pazzesca. Quindi questo metodo praticamente va usato facendo il jump, quello che ci fa volare per terra, ragazzi. Dopodiché dovremo andare a cliccare due volte il salto mentre stiamo per atterrare sulla barra tipo la ringhiera, ragazzi, quello che è. Potrete farlo anche sui muretti. Ora vi facciamo vedere degli esempi. Come potete vedere, il Grix praticamente sta salendo su, cliccherà B, quindi lo terrà schiacciato, e questo è il risultato, ragazzi. Si lancerà, e questo è il classico jump nuovo che hanno aggiunto su MW2 e su Warzone. Adesso, regà, vi farò vedere la nuova versione che hanno trovato con l'aggrappo, ok? Che è questa qua, ragazzi. Adesso ve la faccio rivedere. Quindi il Grix cosa ha fatto? Terrà premuto B, si lancerà sulla ringhiera, ragazzi, schiaccia due volte A per saltare e si aggrappa. Come ben vedete, è una cosa OP, perché normalmente, raga, un salto del genere non lo possiamo fare. Ma non è finita qua, perché, regà, potremo farlo ancora più lungo, quindi atterrare in piedi direttamente sul furgone. Quindi non ci incischiamo, che ve lo facciamo vedere. Quindi, ragazzi, l'unica differenza da prima è che andremo a schiacciare due volte il tasto per saltare quando siamo un po' più lontani, e come ben vedete il risultato sarà questo, che riusciremo ad arrivare sul furgone. Ora prendo questi due esempi perché, come ben vedete, sono distanti e effettivamente è impossibile normalmente arrivare da quel punto a quell'altro punto. Adesso vi faccio vedere un'altra cosa dove potete usare questo metodo. Guardate bene Grix cosa sta combinando, perché a me sembra Spider-Man, ragazzi. È una cosa esagerata. Ve lo faccio rivedere rallentato. Si prepara, ragazzi. Corre, rimbalza sulla ringhiera, clicca due volte A e si aggrappa a 200 metri di distanza. Ragazzi, è esagerato. La cosa bella è che di questo metodo, che mentre state saltando e state rimbalzando non vi possono colpire, è impossibile, è una cosa impossibile, ragazzi. Quindi fatemi sapere nei commenti se ci riuscite. Adesso vi faccio vedere dalla mia prospettiva cosa dovete fare e come si dovrebbe vedere. Quindi, ragazzi, io mi preparo, mi metto in posizione, corro, tengo premuto il tasto per lanciarmi e poi clicco due volte A lì dalla ringhiera. Quindi salto, clicco due volte A e mi lancio sul furgone, ragazzi. Guardate bene, salto, clicco due volte A e mi lancio. E sbadabam, regà, è una cosa assurda. Ditemi cosa ne pensate nei commenti. Lasciate un like se vi è piaciuto il video e se vi è stato d'aiuto. Iscrivetevi e attivate la campanellina. E mi raccomando, ragazzi, non vi costa nulla. Un mi piace. Bella, alla prossima.